Insomma, cominciava il periodo dei persuasori occulti. I persuasori decisero che il carosello non doveva essere divertente, no, perché il divertimento divertiva, cioè distraeva l'attenzione del compratore dal prodotto. E così cosa crearono? Crearono quei caroselli un pochettino a bagnomaria, così un pochettino insipidini, cioè crearono la cosiddetta atmosfera. Ragazzi, cavalli, vecchi, correvano tutti a rallentatore, come se volassero, non si sapeva bene in che direzione andassero, fino a che non si trovavano in mano il prodotto, che poteva essere così una bibita, un vibratore, un detersivo, un'enciclopedia. Io credo che quello sia stato l'inizio della fine di Carosello. Il grande regista, tra virgolette, semmai, secondo me, ha determinato l'inizio della fine di Carosello. Perché il grande regista è stato il complice fondamentale del famigerato mood, e cioè a dire dell'idea delle belle immagini senza senso, che comunque per me in televisione, salvo contesti eccezionali, sono sempre le più fasulle, futili e retrive. Entrati nell'era del mood, era fatale che a un certo punto la ripetitività degli stereotipi, dei giovani ralentì, dei cavalli alati e tutte queste cose finisse per urtare la gente e quindi producesse quello che è stato uno dei killer più decisi, più individuabili di Carosello, la noia.